Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Cattle & Crops. Stiamo procedendo con la lavorazione che abbiamo terminato nel gameplay precedente, per cui in questo momento, a sto punto, la portiamo a termine. Perfetto, stiamo continuando a dirorare con i reflui dei bovini il nostro campo che abbiamo acquistato nel gameplay precedente. Adesso stiamo cercando di concimarlo, stiamo cercando di tirar su un po' i valori del campo, come vi ho spiegato nel gameplay precedente. E diciamo che io adesso mi vado a fertilizzare sto terreno qua, anche perché ogni andana qua, ogni passata ci vuole un carico, per cui ce ne vorranno altri 5 secondo me di viaggi qua, più o meno. E come sempre nel frattempo, prima di cominciare il gameplay, io vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche le notifiche per non perdere nessun gameplay, lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui, dei milioni like e vi ringrazio. Commentate, fatemi sapere la vostra. Condividete il video a destra e a manca con amici, parenti, cugini, zii, nipoti, che più siamo meglio è. Inoltretutto in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione. In più trovate anche i link di Discord e Telegram. Mi raccomando, andate a seguirmi anche lì. E vi ringrazio. Bene. Allora, diciamo che stavolta sembra durare un po' di più. Perfetto, qua il pilota automatico naturalmente si arrangia. Devo ancora vedere la questione operai perché qua, come vi ho detto prima, è un po' complesso. Complessa la faccenda, diciamo. Bene, stiamo finendo. Bene, abbiamo finito. Alza, chiudi. E andiamocene, andiamo a ricaricare. Ok, ottimo. Ci vediamo come sempre al porto per la ricarica. Ok, ricominciamo a caricare. Spero poi di guadagnarci qualcosa da tutto questo lavoro, perché qua non ho ancora fatto una raccolta, ci vorrà molto tempo. Comunque la botte è in noleggio per 2 ore, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. E vai, un altro carico e ce l'abbiamo. Andiamo in campo. Ok, vediamo un attimo di riprendere la posizione. Abbassa. Idroguida. Ma vabbè, ha deciso di partire da solo, non si sa come mai, comunque vabbè. Decide tutto lui. Ottimo. Intanto volevo capire se sta funzionando. Comunque sì, perché vedete stiamo a 102,6. sì. Forse li tiriamo su anche troppo i valori, comunque vabbè. Poi vedremo cosa succederà. Fammi dare un'occhiata, perché i valori stanno andando su un po' troppo, secondo me. Vabbè che è presto, però potremmo passare a una tipo a una densità più bassa di spargimento. Tanto teniamo 25.000 litri all'ettaro o chili, quello che è, insomma. Ok, ottimo, un'altra botte l'abbiamo scaricata. Andiamo a scaricare, a ricaricarci. Ok,
in altro di in altra ricarica. Ok, ci mettiamo in posizione. Abbassa e accendi. Perfetto. E continuiamo l'irrorazione del campo. Speriamo di finire al più presto perché vorrei cominciare a seminare. Anche che non vorrei ritrovarmi senza botte tutto d'un tratto perché il noleggio non è stato sufficientemente preciso. E come sapete, abbiamo la botte in comodato d'uso per 2 ore. No, non è che possiamo metterci una vita, però, anche, eh. Dobbiamo restare nei tempi. Vediamo qua un po' la manovra perché problemi. Sì. Ok, vediamo se riparte. Sì, ottimo. Perfetto, un po' di intralci lì, ma comunque va bene. Ce l'abbiamo fatta. Dopo qua i reflui scarseggiano. È un bello grande sto campo, eh. Ci vorrà un bel po' a seminarlo. Mi sa di sì, perché qua... E vai... E un'altra botte... Diciamo che è mezz'ora che sono qui più o meno e in mezz'ora insomma ho quasi finito, ci vorranno altri 5 minuti, 10 più o meno, però non so cosa succederà quando dovrò seminarlo dopo, ci vorranno 3 ore per seminare un campo del genere. Eh sì, è un bel problemone. E vabbè, facciamo quel che si può. Ok, qua naturalmente come interviene il sistema di guida e la botte dovrebbe scaricare solo il sistema. Quello che è in campo, i tubi che sono in campo dovrebbero scaricare, perché se notate all'inizio scaricava più lentamente. Poi andremo a scoprire se i calcoli sono giusti e se l'irrorazione e la fertilizzazione è stata corretta. In teoria dovrebbe essere più alta, diciamo, più abbondante. Adesso vedremo. Vedremo, vedremo che succederà. Il punto è che non mi bastano sti reflui qua. Ok, abbiamo quest'ultimo pezzettino qua. Ad abbassare un attimo, vediamo se mi basta, che non voglio andarlo a prendere ancora. Ok, è finito. Sì, è finito. Allora, fammi dare un'occhiata ai campi. 165, 73 e 180. Io direi che ci fermiamo qui perché
Siamo anche abbondantemente sopra a qualsiasi cosa. Allora, sul campo 14 c'è frumento estivo, mentre sul 22 non mi ricordo più che avevamo detto, forse la segale. Vabbè, la segale comincerà da panificata in grazia alle sue zelote, può essere seminata in regioni in cui il frumento non riesce a crescere, il suo tempo invece è leggermente inferiore a quello del frumento per giorni. Allora, sappiamo che, come difatti prima non l'avevo letto, che il frumento ci mette 150 giorni da quando l'abbiamo seminato, e mentre questo ci mette 135 giorni. Per cui niente niente, adesso non so quando l'abbiamo seminato, perché qua non me lo dice. Vabbè, io direi di tenere la segale. Allora, questo lo chiudo, che qua abbiamo finito. La portiamo giù. Dai, chiuditi e siamo a posto. E iniziamo a seminare, perché sennò qua veramente ci vorrà un'eternità. Naturalmente la botte, vorrei capire, sgancia. Perfetto. Pensavo che si sganciasse tutto. Detto ciò, andiamo a prenderci la nostra seminatrice. Sinceramente, a me servirebbe solo una seminatrice più grande. Fammi capire una cosa. Spegni e vediamo un po' che offre il menu. Va bene, niente. Ho dato un'occhiata se potevo far qualcosa, ma niente, purtroppo. Mi devo arrangiare con questa, per cui la andiamo a ricaricare. Sì, seme frumento. No, io non voglio seme frumento. Per cui niente. Dobbiamo anche andare a caricarla. Noi dobbiamo andare qua. Vabbè, ci mandammo l'operaio. Chissà che parta. Che sta facendo? La ripiega. Vabbè, contento lui. Ok, piano, piano, piano. Ok, siamo arrivati. Frena zio, Allora. E ho detto seme di segale, giusto? Mazza, oh, quanti soldoni. Vabbè, iniziamo il caricamento. Ok, impostiamo il ritorno per il campo, e vai. Grazie. No, ma scusami un attimo, io sono sceso. E lui se ne va? No, ma scusa, io con cosa ritorno adesso? Bene, ok, siamo tornati in farm, ci dirigiamo sul campo. Come sempre, cominciamo dal lato più dritto. Bene. Allora, vediamo se si può dispiegare. Perfetto. Allora, intanto fammi togliere sta cazzatina qua. Fammi vedere cosa pensi di fare. Quello che non capisco è perché, per evitare questo problema qua, loro cosa fanno? Non fanno andare avanti, no?
Vabbè, proviamo a tenere sta andana, sta direzione qua. Allora, vediamo. Accendi, vediamo se mi fa fare tutto quello che deve fare. Fammi aprire la mappa che devo controllare se me lo stai seminando. Vabbè, abbiamo detto segale e abbassa e vai. Stiamo guidando troppo velocemente. Vediamo un attimo se... Che altro, se riesco anche a capire se sta seminando. Sì, si vede. Certo che è una briciola in mezzo a tutto il campo. Ammazza, oh. No, questo non mi dice niente. L'unico che mi dice qualcosa è questo. Anzi, se noi facciamo così, forse è meglio, no? No. Vabbè, dobbiamo tenere questo, purtroppo è così. Più veloci non si potrà andare, vediamo. Sì, però ogni tanto mi dice che vado troppo veloce. Non c'era altro, no, da settare qua. Ok, vai. Perfetto. A sto punto me lo semino così, perché sennò devo sterzare troppo. E anche perché se non lo semino così a salti, che senso ha avere il sistema di guida? Inutile ora. Così faccio sicuramente prima e guadagno più tempo. Vabbè. L'importante è che semini, che stia seminando, che non mi continui a dire che vado troppo veloce, perché sono cazzi grossi, se no. Vediamo, stiamo seminando segale, per quello resiste e va giù anche abbastanza lentamente, dai. I valori dovrebbero essere perfetti. Sono un po' più altini, ma chi se ne frega. Allora, arriviamo a fine campo, vediamo se... Uè, alza, ma scusami un attimo, fermati un attimo. Ma ci abbiamo le 4x4. Ok, vai. Dovrebbe essere sempre accesa, in teoria sì. Perfetto. Ottimo lavoro, ottimo lavoro. Eccellente, eccellente. Adesso salvataggio perfetto. Allora, vediamo se riesco a beccare questa. Vai, è perfetto. Ok, sì, è un po' difficile forse beccare la striscia, però ci sta, dai, vediamo di risolvere il problema alla meglio possibile. Il trattore, come potete vedere, si sta bello che infangando. L'attrezzatura però dietro un po' meno, devo dire, vabbè che il trattore ha più...
ore di lavoro. Comunque. Ok, dai, tira, tira, tira. Mi sembra che vada un po' in sofferenza a volte. Perfetto. Vai. A volte sembra andare un po' in sofferenza lì. Sai che è un po' più bagnato e fa un po' più fatica. Può essere, vabbè. Ok, alza. Bassa e vai alla grande, alla via così. Continuiamo la semina della segale. Ce ne sta 654 litri finora. Ne ho speso 150 litri in questo momento. Chissà che ci vorranno tre pieni, secondo me. Più o meno a occhio. Dopo, come avete potuto vedere, per usare altre lavorazioni, fare altre lavorazioni, devo proseguire con i tutorial, per cui mi sa che in un intermezzo qua mi faccio i tutorial e ve li porto, insomma, almeno quelli più importanti, i cinque scenari che ci sono, credo che ve li porterò in video, insomma, anche perché sono belli lunghi da fare, per cui vedete che dove è più bagnato tende a sfondare, dove è più bagnato. Ok, abbassa. Perfetto. Ottimo, ottimo. Vediamo se riusciamo a finire questa striscia qua che abbiamo preso. E poi mi fermo. Io intanto, come sempre, finché lui semina, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate il campanello di notifiche per non perdervi nessun gameplay che pubblico. Lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui dei milioni like e vi ringrazio. Condividete il video a destra e a manca con amici, parenti, cugini, zii, nipoti, che più siamo meglio è. Inoltretutto, in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione. In più trovate i link di Discord e Telegram. Iscrivetevi anche lì e vi ringrazio. E commentate e fatemi sapere la vostra. Credo che mancheranno altre 2-2-4 su e giù, vabbè. Più o meno siamo lì, Ci vorrà un bel po' per seminare questo campo. Ok, alza. E gira, basta prenderla un po' più larga, diciamo, non troppo, come ho fatto adesso. Ok, ne vai di semina. Buenos, vediamo se sì, vedete. Sfonda in una maniera qua che è più bagnato. Guarda, guarda, guarda. No. Si è come impantanato. Vediamo se lo prendo io. Vai, dai. Tira. Dai, zio. Dai, ci vorrebbe una zavorrina davanti. Perfetto. Alza. Abbassa, vai. Non so il problema, ma lì è sicuramente più bagnato perché c'è andato un po' di più, diciamo, di reflui, ne sono andati giù un po' di più. Presumo sia quello il problema. E vai, un'altra fila è andata.
Passa, vai. Perfetto. Sì, diciamo che ci vuole il suo tempo per fare questi lavori qua, anche perché abbiamo macchine piccole, purtroppo non posso prendere altro perché non ho fatto, come vi dicevo, quasi tutti i tutorial, purtroppo, però adesso vedrò come fare, come comportarmi. Vediamo se va giù anche stavolta. Ops, ho sbagliato tasto. Sta andando lo stesso, sì, dai, vado io, vai, 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 tira, tira, tira. Niente, qua non ce la facciamo. Il problema è che non alza neppure l'attrezzo. Vediamo se riusciamo. Proviamo a spegnerla e a chiuderla. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa, ma mi sembra di no, eh. È proprio un limite. Non so se riusciamo a uscirne. Dai, cazzarola. Ok, alzata era alzata, però non capisco perché mi dà sti problemi. È lì che è bagnato, è un bel problema perché non ha seminato comunque. Non ha seminato lì dove era bagnato. Ci vuole una zavorra davanti e poco. Ci vuole poco, eh. Ci vuole una bella zavorrina davanti, anche perché vedete che. Va bene, ragazzi, io che vi dico? Io vi dico che mi fermo qui perché al momento. È un bel po' che sto registrando. Abbiamo visto un'altra due lavorazioni. Io mi fermo qui. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella di notifiche, lasciate un bel pollicione in su, commentate, condividete il video, link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo gameplay qui su Cattle & Crops. Ciao a tutti e grazie per essere qui in mia compagnia e alla prossima. Ciao ciao.